paziente rimandava all'idea di qualcosa che c'era sotto i bottoni, che rivelava e disvelava e velava nello stesso tempo, no? E Lacan dice, a pagina 394 del seminario quinto, quello che vediamo riprodursi tutti i giorni nella forma della camicetta dell'isterica è la posizione fondamentale della donna rispetto all'uomo riguardo al desiderio. Cioè che dietro la camicetta, soprattutto, dice Lacan, mi raccomando, non andate a vedere dietro la camicetta, perché naturalmente non troverete niente. Non c'è niente dietro i bottoni della camicetta, non c'è nient'altro, dice Lacan, che il significante. Quindi, questa paziente di Freud, no, gioca aprendo e chiudendo i bottoni della camicetta, fa la piccola mascherata, no? Gioca con il desiderio dell'altro per, come dire, pungerlo, per spingerlo a cercare al di là, spinge, no? fa avvenire all'altro l'idea che possa esserci qualcosa, quindi l'altro è attirato, lo attrae a sé, per poi invece, non trovandoci in realtà niente. Vedete la differenza dal perverso, dal travestimento, no? Che il travestimento non può rivelare che dietro c'è niente. Anzi, se il travestitismo si rivela, diciamo, come nel suo inganno, addio, è un disastro. Mentre nella mascherata, rivelare che c'è niente dietro il velo la fa amare ancora di più. Non è la caduta della messa in scena e la delusione, ma è appunto l'essere il fallo, quello che manca al di là. Quindi, diciamo, il gioco femminile col desiderio dell'altro, abbiamo visto prima il versante dell'essere, essere per l'altro il fallo, adesso vediamo il gioco femminile col desiderio dell'altro, perché abbiamo visto la femminilità è un rapporto speciale al fallo, un rapporto speciale al desiderio dell'altro, un rapporto speciale all'amore, vedremo. Quindi il gioco con il desiderio dell'altro punta a cosa? La donna, no, spinge l'altro a guardare al di là di ciò che vela e svela un po'. Spinge l'altro, come dire, il desiderio dell'altro in modo tale da farsene lei causa. Cioè attiva il desiderio dell'altro in modo da farsi lei causa del desiderio messo in moto dell'altro. Punta a suscitare il desiderio dell'altro con un gioco di prestigio, con la propria mancanza essere. Con una mancanza suscita desiderio. Quindi, poiché, come dicevo prima, l'essere, l'identità della donna è radiata dal simbolico, non c'è nel simbolico nulla che possa dire qual è, la domanda di essere, vedete com'è importante nel femminile la domanda di essere, dipende dal fatto che il desiderio dell'altro ci sia e si manifesti nei suoi confronti, no? Cioè dipende da quanto il desiderio dell'altro è disposto a fare di lei, del suo non essere, la propria causa. Non so se è chiaro. Cioè, è fare qualcosa, lei fa qualcosa con la propria mancanza d'essere, connettendola, collegandola al desiderio dell'altro. La mancanza essere tout court, no? Non è che le dà un valore aggiunto in quanto tale, le dà un valore aggiunto in quanto se ne fa strumento di quel niente lì per agganciare il desiderio dell'altro, che in questo modo la fa esistere come qualcosa.
Quindi in questo senso la mascherata femminile è paradigmatica del rapporto femminile al fallo, lo vedete bene nella mascherata femminile, è proprio l'esempio princeps del rapporto femminile col fallo e del rapporto femminile col desiderio dell'altro. Quindi ancora, se isoliamo il rapporto della femminilità col desiderio dell'altro, la mascherata consiste nel far vedere all'altro un po' del proprio desiderio, come la paziente fa con la civetteria. Cos'è la civetteria? È dare un piccolo input, far vedere un po' del proprio desiderio, non è il desiderio troppo manifesto, rivelato, ma è dare un input, no? La sapienza della civetteria, per questo non è volgarità la civetteria, no? Fa vedere un pochino che forse vorrebbe, no? Quel poco che basta, non di più, quel poco sufficiente per mettere in moto appunto il desiderio dell'altro. Perché quel poco che basta? Perché non dice chiaramente, no? Desiderami, no? Perché se la donna mostra troppo del proprio desiderio, attenzione perché qui è sottile in Lacan, eh? Se mostra troppo del proprio desiderio, diciamo, passa, deborda nella parata, non è più la mascherata, ma è la parata, che sappiamo, Lacan la parata la mette sul lato dell'uomo, no? L'uomo mostra ciò che ha, senza, non è che dà a vedere, vela e disvela, l'uomo fa vedere. Quindi se lei mostra troppo del proprio desiderio, esplicita troppo del proprio desiderio, passa nella parata maschile, che è una prova fallica. Ecco, la mascherata non è una prova fallica, non è guarda come sono brava, no? Guarda che cosa ho, come è invece nel maschile. Lacan non esita ad avere delle parole molto sardoniche, no? Quando parla della parata virile, quando parla dell'impostura maschile. L'uomo mostra ciò che ha pensando che veramente ce l'ha, ma non c'è illusione più grande, perché dal momento in cui mostra che ha è soggetto a perderla, nella misura in cui è minacciato di perderlo, il fallo. Quindi la posizione maschile, la parata del desiderio è più sul versante dell'avere che del desiderio di essere il fallo, cioè di essere amata per ciò che non è. Quindi la donna gioca più, no? Lacan, quando dice che il desiderio del soggetto è il desiderio dell'altro, prende esempio dal femminile, eh? La donna gioca più sul desiderio dell'altro che sul proprio. Se mostra un po' troppo il proprio, il rischio è che ne positivizzi l'oggetto. Se mostra un po' troppo di desiderare, mostra anche ciò che desidera. Invece a lei, nella civetteria, non c'è il mostrare ciò che desidera a cielo aperto, come dire, no? C'è mostrare un po'. E quindi l'oggetto non è chiaro, no? Non è chiaro, le manovre della seduzione non sono esplicite, sono ambigue in un certo senso. Quindi se la donna mostra un po' troppo del proprio desiderio, quindi positivizza l'oggetto del proprio desiderio, fa svanire il desiderio dell'altro. Quindi la mascherata, da questo punto, se mette troppo l'accento sul proprio, relativizza il desiderio dell'altro, prende il sopravvento il proprio su quello dell'altro. Quindi da questo punto di vista la mascherata è il gioco di velare e svelare il desiderio senza perdere il nesso, che è la cosa più importante, con il desiderio dell'altro, giocando a mantenerlo vivo col poco del suo proprio. Quindi, se la vediamo da questo punto di vista, la mascherata,
perde la sua valenza di rappresentazione di un meno, di un minus del femminile, per assegnare invece per diventare invece strategia che fa non più con un meno, ma con qualcosa, con il suo desiderio. È una strategia che fa, prima abbiamo detto, fa con ciò che non ha. Dal punto di vista del desiderio, fa con ciò che ha il suo desiderio, fa con qualcosa. E non ragioniamo più in termini del deficit del femminile. In questo senso non è più tanto qualcosa che... Non si tratta più tanto di fare con la castrazione, quanto di riuscire a porsi come causa, che la donna riesca a porsi come causa. Questo ci consente di leggere diversamente il caso di Joan Rivière. La performance della conferenza la angoscia perché? Perché è angosciata quando riesce bene nella sua attività di conferenziera? Perché? Perché disvela il suo desiderio, il desiderio di avere il pene del padre, di avere la parola, di riuscire bene nell'avere. Quindi se lei riesce bene, ha disvelato troppo del suo desiderio. Il desiderio di prendere la parola in modo vincente. Ma poiché essa gioca più sul desiderio dell'altro che sul proprio, ottenere questa riuscita effettivamente per lei è un fallimento. La angoscia, perché se mostra troppo del suo desiderio è come se si disinteressasse del desiderio dell'altro. Cioè quello che le importa lì è prendere la parola in pubblico, riuscire in questo, sottrarre il pene al padre. Quindi è tutta concentrata sul suo desiderio di impossessarsi del pene del padre. Il desiderio dell'altro se ne dimentica. No? E invece no. Perché la donna ha bisogno del desiderio dell'altro per esistere nel simbolico. Quindi la riuscita dell'avere il fallo impossessandosi in modo vincente della parola è la vittoria di Pirro, è effimera, perché lei perde quello che invece è molto più importante per lei, perché prendere la parola in pubblico non gli risolve il problema di che cos'è una donna, che cos'è il suo essere. Quindi deve trovare che cos'è il suo essere per l'altro, appunto, esistendo per qualcuno. Ecco perché va a recuperare i sostituti paterni e chiede allora cosa sono per voi. Così la paziente, appunto, recupera il desiderio dell'altro mettendo in atto quel comportamento di seduzione innocente. Lacan dice questo, cioè dà un'altra, diciamo, ottica rispetto alla questione della mascherata nel seminario 10, dove non parla più di ciò che, di cui la donna è mancante, ma parla appunto di desiderio, dice Lacan, no? La donna ha il timore che se mostra troppo del suo desiderio si scopra che quello che c'è è poca cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che, sganciato dal desiderio dell'altro, il suo desiderio, anche se è qualcosa, è pochino per lei. Non perché sia povero il desiderio soggettivo femminile, no? Ma perché è più importante, prende ossigeno, prende vita dal desiderio dell'altro. Quindi Lacan nel seminario 10 non parla più del fatto che la donna non ha per essere con la propria mancanza. Nel seminario 10 mette più l'accento, no? Più che sulla dialettica della castrazione, mette più l'accento sul desiderio di una donna. Quindi, appunto, dice Lacan, dice una bellissima frase, dice: la donna si tenta tentando l'altro, cioè desidera tentando l'altro a desiderare, no? Desidera spingendo l'altro a desiderare, si tenta tentando, no?
Quindi non deve mostrare troppo per fare spazio al desiderio dell'altro verso di lei, per fare questo, per aprirgli questo spazio. E dall'altro lato teme che se lo mostra troppo si riveli poca cosa, appunto. Quindi vedete che il femminile è in presa costante con l'alterità, col grande altro, con l'altro da sé, è strutturale nel femminile. Ecco perché la mascherata è diretta all'altro, perché l'alterità è tutt'uno col femminile, c'è questa divisione strutturale del femminile tra sé e altro, no? Come due momenti dello stesso atto in un certo senso. L'alterità è necessaria al femminile per trovare una soluzione alla sua mancanza d'essere, per darle un supplemento di essere. Alla fine l'abbiamo visto in due modi, no? Essere, mancare del fallo per esserlo, cioè prendere un supplemento di essere al suo essere profondamente mancante. E così un altro modo è quello di tentare il desiderio dell'altro. Il caso della Rivière ci consente di leggere adesso in che senso la domanda d'amore, come dice Lacan, è legata alla domanda di essere. È il passo in più, come dicevo prima, che Lacan fa tra domanda di essere e domanda d'amore. Ambedue, sia la domanda d'amore che la domanda di essere, passano ambedue per la chiamata in causa dell'alterità. Se infatti consideriamo, quindi è un po', diciamo, la stessa dinamica che col desiderio, quella con l'amore, simile, vicina, ecco. Se consideriamo che la paziente si dà da fare per recuperare un segno di interessamento da parte di uomini in età paterna, è anche perché la relativizzazione del desiderio dell'altro messa in atto nella performance la espone non tanto, come dice la Rivière, alla ritorsione invidiosa dell'uomo. Cioè il vero rischio non è che l'altro si vendichi del furto, quanto perdere il suo amore. Mostrarsi non mancante, no? Mostrarsi un po' troppo non mancante, quindi performance riuscita, mostrare che ce l'ha, le può costare l'allontanamento amoroso dell'altro. Perché l'amore si rivolge sempre a una mancanza, non si ama mai, contrariamente a quello che può sembrare fenomenologicamente, diciamo, che si ama qualcuno per ciò che ha, no? Tra l'amore e l'ammirazione sono due cose diverse. Si ama, si può ammirare qualcuno, guarda quante doti, guarda quanto ha, ma l'amore, la scintilla dell'amore scatta di fronte a una mancanza nell'altro, come dice appunto Lacan quando parla del simposio, la dialettica tra Alcibiade e Socrate, no? In quanto Socrate cela la propria mancanza che suscita l'amore di Alcibiade, ma più in generale, diciamo,